purtroppo abbiamo visto un certo fatto veramente di gol. All'inizio del secondo tempo, con 25 40 secondi, e poi abbiamo subito anche 2-0 al quarto quinto minuto, evidentemente non siamo riusciti a ritornare in campo con la giusta concentrazione e attenzione che avevamo invece dimostrato di avere nel primo tempo. Mi dispiace perché si sono commessi delle leggerezze a livello di attenzione che magari poi ci hanno compromesso il risultato. Vista la prestazione dei primi 45 minuti, secondo me almeno per ci potevamo portarlo via. Il concambio sta una sorpresa perché dopo 35 secondi non sono un termine debole valutabile per fare una annotazione tattica. Se è pronti via, ballo cenno, ci hanno fatto gol, quindi secondo me manca la attenzione. Ma sicuramente il termine non ci piace e cercheremo di essere più almeno attenti e concentrati. Ripeto, mi piace perché avevamo fatto dei passi in avanti, dei progressi, e chiaro noi dobbiamo sempre interpretare le partite al 100%, dal punto di vista fisico, tecnico, tattico, anche dell'attenzione. Se viene meno uno di questi cose fisici, speriamo di recuperare subito, senza perderci in fiducia, sappiamo che abbiamo il tempo e alza molto la linea difensiva, soprattutto nei primi 45 minuti quando cercano di sbloccare il risultato, e secondo me abbiamo interpretato bene questo atteggiamento, che sia Matos che Alessandria hanno avuto un paio di opportunità per arrivare davanti al portiere per colpire il contropiede. È chiaro che se non capitalizzi poi diventa tutto più difficile. Adesso caldo sulla valutazione, quello che abbiamo speso a livello fisico, faccio, è normale che se gioco sempre gli stessi qualcosa a livello di grandezza si perde. Però di solito me la voglio rivedere con calma la partita e cercare di capire dove siamo. Solo sull'attenzione, perché i primi minuti e prendere un gol al 35 secondo genera una stanchezza, secondo me. Se lo prende l'uomo adesso non vuole essere stanco, 35 secondi non si può essere stanchi, perché si è fatto un ottimo primo tempo, quindi di sicuro un fatto di attenzione, poi valuterò comunque se questa osservazione sia giusta o meno. Come ho detto, abbiamo sbagliato l'approccio nel secondo tempo. Partita, abbiamo preso dopo 40 secondi il gol, ci siamo un po' più allungati, abbiamo preso un altro e si è chiusa la partita. Le ultime occasioni non siamo riusciti a concretizzarle, mentre loro le prime occasioni che hanno avuto hanno fatto subito il gol. Niente, dai, c'era volta a pagina e pensare subito alla prossima partita. C'era volta a pagina. Oggi abbiamo fatto una brutta partita. Sempre pensare a un mercoledì di battere. Siamo entrati con la giusta determinazione come eravamo partiti dal primo tempo e poi anche partiti. È stato un calo. Sì, è stato un abbraccio di riconoscimento perché ho visto nell'ultimo mese che mi sono allenato poco, ma sono l'opportunità di giocare. Uno perché crede comunque io possa essere comunque utile alla squadra, è stato un gruppo che crede tantissimo in me e lo volevo ringraziare. Inoltre nel nuovo tempo aveva detto che avrei detto che non partite nel secondo, c'è stato quindi quello riconoscere un auspicio quest'anno. Che saranno seguito a questa grande novità di spogliatoio, credo che comunque la società sia brava noi sempre ragazzi con grande carattere, grande personalità, soprattutto grande carattere umano, stesso stiamo notando un'uscita, hanno sempre dato fiducia al primo momento, ma ci hanno fatto giocare quasi di più e io sono scelto al massimo per me. Ancora no, a parte qualche battutina nello spogliatoio, credo che prima la parte della salvezza è prima possibile e ancora una volta solo questo traguardo credo di essere quella. Il primo tempo è stato molto difficile, perché i campi erano molto stretti, c'erano pochi spazi, una squadra molto fisica che oltre a comprare la palla non ti permette mai di metterti a posto, ma invece lancia sempre lungo e quindi ti costringe ad allungarti.